è irreale. Cavolo, cosa mi avrà tradito? La trasparenza, forse? Sono frutto della tua immaginazione, come quasi tutto ciò che ti circonda. Forse anche tu lo sei. È assurdo. Sì, hai ragione. Quello che è successo prima aveva perfettamente senso, ma questa è una pazzia. Bravo, Al! Ok. Ok, senti, devo andare. Il GPS... Il GPS, sì, lo so. Segui il segnale. Afferrato. Beh, comunque sia, sarò qui per aiutarti, amico. Cioè, devi darti una svegliata, ok? Sei insopportabile come il vero Barry. Lo sai, vero? Beh, dai, sii onesto. Non è colpa mia se pensi che io sia fastidioso. Non sei fastidioso. Al, amico, rilassati, va tutto bene. Cerca di non perdere la calma, devi fare come ti dice Zane. È qui da secoli ormai, è come dire l'esperto. Beh, se questa è una pazzia ed è tutto frutto della tua immaginazione, cosa dice di te? Basta, e pensare che ero addirittura felice di vederti. Ah, dai, non prendermi per il culo, Al. Sotto sotto sei sempre contento. Chiedi a te stesso, ok? Devo essere una specie di masochista. Tu? No, davvero. E io che pensavo che facessi di tutto per evitare i guai. Grazie, grazie davvero. Credo che il segnale conduca a quella cosa in lontananza. Sì, quella è la segheria Bigmore. Come fai a saperlo? Non so niente che tu non sappia. Perché non lo chiedi a te stesso? Eh? Forse hai visto qualcosa nel mondo reale. Oppure, forse è la segheria semplicemente perché l'ho detto io e ora non riesci più a togliertelo dalla testa. Fantastico. Sì, mi fa venire il mal di testa. O il tuo mal di testa? Hai mal di testa? Barry. Amico, siamo in sintonia. Mamma! Ehi, Al, forse la penna ferisce più della... Se finisci quella frase sei licenziato. Più della spada. Sei licenziato. Ah!
pazienza e devi trovare il modo di andare avanti. Credo che la soluzione abbia qualcosa a che fare con quelle parole. Davvero? Tu credi? Sì, forse dovresti usarla. Davvero un'ottima osservazione. Ehi là, lo so. E probabilmente anche terapeutico per te. Erano le sue parole a contaminare il panorama. I suoi libri, banali e inutili, come fango sotto i piedi. Copertine rigide e molli che si ribellavano contro di lui. Spazzatura. Semplice spazzatura. Avevo visto altre trasmissioni di me stesso prima. Ma non così. Questa mia strana versione sembrava impazzita, come un narratore deviato deciso a tormentare e ad annichilire il protagonista. Forza! Devi fare attenzione! Quelle sono parole cattive! Parole La terra tremò, i lampioni si levarono dal suolo, luci impazzite che sputavano scintille ovunque. Nell'ombra, Alan scorse un mare di sagome che avanzavano rapide, pregustando il sapore della morte. Thank you.
la terra tremò. I lampioni si levarono dal suolo, luci impazzite che sputavano scintille ovunque. Nell'ombra, Alan scorse un mare di sagome che avanzavano rapide, degustando il sapore della morte. Ah, basta! Ok, questo non ha senso. Tu non hai senso. Barry, tutto questo è davvero frutto della mia immaginazione. È così che funziona questo posto, Al. Hai davvero tutta quella roba in testa? L'immaginazione ti è nemica qui. E allora... Sì, la sai una cosa, Al? Fatti un favore e smettila di seguire questa linea di pensiero.